Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9 di giovedì 18 gennaio 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. Incominciamo con il nostro pensiero. Oggi, cari amici, vorrei appunto mettere a fuoco una espressione della regina della pace che ha detto: la verità non cambia, la verità non cambia mai, perché è eterno come eterno Dio. La verità ovviamente è la verità rivelata, e fra nel complesso delle verità rivelate da Dio, che sono contenute nella Sacra Scrittura e nella tradizione della Chiesa, ci sono soprattutto i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono i 10 comandi di Dio, le 10 parole di Dio, che non cambiano mai, e casomai si approfondiscono, si arricchiscono. Gesù stesso li ha perfezionati, sintetizzandoli tutti, nell'amore per Dio e nell'amore per il prossimo. D'altra parte, anche i 10 comandamenti, i primi 3 sono dedicati a Dio, gli altri 7 sono dedicati al prossimo. Quindi i primi 3 sono espressione del nostro amore per Dio, gli altri 7 sono espressione del nostro amore per il prossimo. Quindi è per quello che Gesù li ha sintetizzati dicendo: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e il prossimo come te stesso. Ovviamente nell'Antico Testamento non c'era ancora quella visione dell'amore di Dio, l'amore di Dio per noi e il nostro per Lui, che c'è nel Nuovo Testamento, quando l'amore di Dio si è manifestato come amore prodigo senza confini nel mistero dell'incarnazione e nel mistero della redenzione con la morte in croce per amore. Allora, cari amici, quello che volevo dire è che i comandamenti, benché siano chiaramente una rivelazione divina e storica, cioè che riguarda appunto un luogo, il Sinai, che riguarda un destinatario, Mosè e il popolo ebreo, e che sono espressi, diciamo, con comandi che poi vengono ripresi in continuazione nella Sacra Scrittura, magari con qualche piccola formulazione di approfondimento, ma la sostanza è sempre quella. Però non bisogna pensare che siano una rivelazione esterna con i 10 comandamenti. Sono una rivelazione esterna, cioè storica, collocata storicamente nel libro dell'Esodo e poi nel Deuteronomio, insomma, comunque fa parte della storia della salvezza. Però se noi vogliamo approfondire fino in fondo, possiamo dire e dobbiamo dire che i 10 comandamenti sono stati scolpiti e sono scolpiti nell'anima spirituale immortale che Dio crea per ogni uomo. Dio, come sapete, crea direttamente un'anima spirituale immortale e infonde nell'essere umano, quando ancora un embrione, fin dal primo istante del suo concepimento, e in questa anima spirituale immortale ci sono i codici della moralità, possiamo dire, cioè sono i codici della santità di Dio, quindi della legge di Dio. E in questo senso i comandamenti sono iscritti nell'anima di ogni essere umano, per cui attraverso i comandamenti scritti nel nostro intimo e attraverso la voce della coscienza, questi comandamenti ci indicano il bene da fare e il male da evitare. Tant'è vero che quando noi obbediamo alla coscienza, che è la voce, che è l'eco dei comandamenti, che ci indica il bene da fare, noi quando la osserviamo, quando la seguiamo, quando la ascoltiamo, dopo siamo contenti. Cioè la coscienza ci lascia in pace, per così dire. La coscienza emana pace dentro di noi,
quando invece la voce della coscienza ci dice non fare il male, quindi noi lo facciamo, allora la coscienza ci avverte, ci rimorde, per dire con parole molto semplici, ci accusa, ci lascia inquieti finché non ci pentiamo, non ci confessiamo, non decidiamo di rimetterci sulla via del bene. Quindi vedete, cari amici, che i comandamenti poi cosa sono? Sono quella legge morale naturale che è scritta nell'anima umana. Ed è un patrimonio di ogni uomo, in qualsiasi parte del mondo nasca, e qualsiasi cultura si trovi, e in qualsiasi religione, e qualsiasi religione pratichi. È proprio così, cari amici, per cui la Madonna ci ha anche spiegato. Io cito la Madonna perché so che molti di voi sono lettori e coltivatori dei messaggi della Regina della Pace, che è una forma di catechesi molto elevata, ma questo è anche l'insegnamento della Chiesa, cioè che i comandamenti sono, diciamo così, la Madonna, bellissime espressioni, sono degli indicatori di strada sulla via della santità. E la Chiesa, facendo propria le parole di Gesù Cristo, cosa dice a quel giovane ricco che gli chiede cosa deve fare per entrare nella vita eterna? Gesù dice: se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti. Quindi sono veramente indicatori di strada verso la vita eterna che Dio ha dato a ogni uomo. Per cui sempre la Madonna ha detto che ogni uomo ha la capacità di conoscere Dio, di conoscere la legge morale nella sua essenzialità, perché è una voce interiore impressa nell'anima umana, è una, ben chiamata tecnicamente, dal punto di vista teologico, la sinderesi, che è, come dire, un programma divino che è scritto nell'anima umana e che, come ha detto la Madonna, sono indicatori di strada che ci portano sulla via del cielo. Allora, cari amici, questi comandamenti non cambiano mai. Noi potremmo magari comprenderli sempre meglio, potremmo anche applicarli sempre più estesamente. Pensiamo, per esempio, anche per dire al sesto comandamento, non commettere atti impuri. Se vogliamo allargare questo comandamento a tutte le forme di perversione sessuale che ci sono, ce ne sarebbe da scrivere volumi e volumi, per dire, no? Quindi, oppure anche al quinto comandamento, non uccidere. Se vogliamo cominciare a parlare degli embrioni eliminati, degli embrioni messi nel freezer, eccetera, non si finirebbe mai. Quindi ovviamente sono quei principi di moralità che, grazie ai quali noi possiamo dire questo è bene e questo è male. In situazioni che storicamente mutano, ma dove però il criterio del bene e del male non muta. Per cui non ci sarà mai un momento in cui uccidere un essere umano non è peccato. Uccidere un essere umano è peccato, come pure l'adulterio è peccato, tutta una serie di applicazioni. E anche il furto è peccato, specialmente le grandi ingiustizie sociali, cioè l'ammodernamento, cioè l'allargamento della luce di moralità che è impressa in noi si arricchisce man mano che andiamo avanti nella vita, nella storia, nella conoscenza anche, ma non vengono mai eliminati. Mai eliminati, sono principi eterni che non cambiano mai, cari amici. Allora, quello che mi preme adesso è di dire due cose soprattutto. Prima di tutto, i comandamenti non cambiano mai, quindi non ci sarà mai, diciamo, un'abolizione di questo o di quel comandamento da parte della Chiesa, è impossibile. Non ci sarà mai, magari ci sono alcune epoche dove nella storia della Chiesa e dei popoli alcuni peccati sono percepiti più con più chiarezza di altri. Però
se attingiamo alle fonti della luce e della grazia e non ci facciamo condizionare delle contingenze esterne, noi dovremmo sempre avere quella fermezza di giudizio, grazie alla quale siamo il sale della terra, siamo la luce del mondo, grazie alla quale eleviamo la società. Perché se cominciamo, come dire, a sminuire i comandamenti, a indebolire i comandamenti, a indebolire la loro forza cogente, cioè di comandi di Dio, alla fine cosa succede? Alla fine succede che noi siamo in balia del male, siamo in balia dei nostri capricci, siamo in balia del desiderio della carne, siamo in balia delle prepotenze, siamo in balia delle violenze, dei soprusi. E così la società si degrada. E non c'è nulla come i comandamenti che tengono salda la società. Parlo di questa legge morale che è patrimonio universale di tutti gli uomini, insomma. Difatti ci sono dei principi, diciamo, che sono condivisi ampiamente in tutte le religioni, che sono patrimonio veramente dell'umanità, ma da dove vengono? Vengono dal fatto che sono impressi nel cuore di ogni uomo. Poi, evidentemente, con la caduta del peccato originale, cosa succede? Succede che quella ferita che è in noi, noi nasciamo con la ferita del peccato originale, offusca la legge di Dio in noi. Come dire, offusca il nostro occhio interiore, offusca la voce della coscienza, la rende debole, per cui poi è necessaria, ecco perché Dio poi le rivela a Mosè. Poi allora è necessario ribadire tutto questo anche dal punto di vista, diciamo così, della legge divina contenuta nella Sacra Scrittura e anche della legge morale a cui gli stati devono ovviamente ispirarsi se non vogliono essere degli inferni anticipati. Cioè, sono proprio i 10 comandamenti, cari amici, che permettono alla società di vivere. Scusate, voi pigliate qui 3 comandamenti lì, insomma, quinto non uccidere, sesto non commettere atti impuri con tutto quello che segue, settimo non rubare. Se una società si sgretola su questi elementi, perisce, diventa una bolgia. E questo riguarda anche la nostra vita, se noi proprio su quegli elementi lì. E cominciamo, come dire, ad allargare le maglie, entra una fiumana di sporco che ci sotterra e ci rovina la vita. Quindi non solo i comandamenti sono necessari per raggiungere la vita eterna, ma i comandamenti sono necessari perché la nostra vita personale sia una vita degna, sia una vita di persone, come dire, che hanno costruita sulla roccia, non sulla sabbia. E per cui le persone che osservano i comandamenti sono persone affidabili per la società, affidabili per la Chiesa, affidabili per le loro famiglie, per coloro di cui hanno la responsabilità, sono persone affidabili. Cioè il grado di osservanza dei comandamenti corrisponde al grado di affidabilità. Invece oggi l'affidabilità è tutta legata alle competenze, ma se uno è competente ma non ha una moralità di fondo, cari amici, le sue competenze servono a ben poco. Rischio di diventare strumenti con i quali si può fare qualsiasi cosa. E questo è un po' il problema del mondo d'oggi, dove le competenze sono elevate, la scienza è elevata, ma le competenze sono al servizio di che cosa? Dei vizi umani, della prepotenza, dell'orgoglio, della violenza, della guerra, della rapina. Non c'è altra strada, cari amici, per rinnovare il mondo che ritornare ai comandamenti. Ed è per questo che l'unica volta che Gesù ha parlato nell'apparizione di Medjugorje è stato nel Natale del 2012, quando la veggente Maria, il 25 dicembre, giorno di Natale, ha chiesto il messaggio alla Madonna. La Madonna si è stata zitta, si è alzato il bambino che aveva in braccio e con tono solenne ha detto: «Io sono la vostra pace,
vivete i miei comandamenti. Con questa espressione Gesù, il bambino Gesù ha detto di essere Dio, perché ha detto che sono i suoi comandamenti, capito? Comandamenti di Dio. Con questa espressione Gesù bambino ha proclamato la sua divinità e ha detto che se non si vivono i comandamenti non si avrà la pace, cari amici. Questo è vero personalmente, è vero anche come società, come mondo. Senza l'osservanza dei comandamenti non si ha la pace. Bene, carissimi, questo era quello che volevo dirvi. Diffidati di quelli che fanno sconti sui comandamenti, che abbassano i comandamenti, che li oscurano, che li eliminano. Cari amici, noi abbiamo due grandi doni di Dio. Sono, primo, l'intelligenza con la quale possiamo conoscere la strada del bene, la strada che porta all'eternità, che porta alla gioia, che porta alla vita eterna. Poi l'altro dono è la volontà, la buona volontà orientata al bene, che applica i comandamenti, che segue gli indicatori di strada. È così, cari amici, che assicuriamo stabilità e successo alla nostra vita e nel medesimo tempo diamo un contributo per il cambiamento del mondo. E così abbiamo terminato questa riflessione, cari amici. I comandamenti non cambiano mai. Bene, carissimi, questo era dunque il pensiero di oggi. Adesso volevo soffermarmi, ci sono sempre tante cose di cui parlare, no? Comunque io seleziono ciò che mi sembra utile, costruttivo, non mi dilungo a fare informazione, non ho chiesto il momento, questa è una lettura cristiana, quella della storia, piaccia o non piaccia, se volete sapere le notizie andate da qualche altra parte, insomma, non è questo il programma. Però è un programma interessante, non c'è dubbio, tant'è vero che il numero di ascoltatori continua ad aumentare. Allora oggi volevo, cari amici, soffermarmi su un fenomeno che cresce man mano. Voi sapete che ogni anno ci sono degli istituti di ricerca fra loro complementari, alcuni religiosi, alcuni laici, che danno i numeri delle persecuzioni dei cristiani nel mondo. Sono numeri che continuano a crescere, sono numeri che riguardano i paesi dove i cristiani sono minoranza, ma anche nei paesi d'antica cristianità, dove la persecuzione alla Chiesa diventa sempre più forte. Quindi la nostra è questa realtà nella quale si realizza la profezia di Gesù quando ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi poi è chiaro che a seconda dei tipi di società e di ordinamento giuridico le persecuzioni sono diverse, insomma. E in Occidente ci sono dei diritti comunque riconosciuti dalla legge, ma continuano ad essere sempre più sgretolati. E per cui la religione è nel mirino anche in Occidente, cari amici, in Occidente da fare. Lo è a livello popolare molte volte, o a livello mediatico spesso, diffamazione, denigrazione, irrisione, eccetera. Lo è a livello anche della magistratura, insomma, che in alcuni paesi occidentali che sono stati la cura della legge, mette in galera uno che legge la Bibbia perché quel pezzo della Bibbia non corrisponde al pensiero unico in atto in Occidente, insomma, quindi lo sappiamo. Allora, questo perché faccio questa premessa? Perché noi dobbiamo capire che siamo in un tipo di società dove essere cristiani costa. Cioè, essere cristiani costa. Non è un privilegio, è un costo che vale la pena spendere, è un costo che va fatto, una spesa che va fatta questa, perché l'adesione a Cristo, cari amici, ci dona la salvezza, quindi ci dona la luce, ci dona la gioia, ci dona la pace interiore, ci eleva spiritualmente, ci dà la prospettiva della vita, risponde agli interrogativi di fondo. Quindi ovviamente, detto in parole povere, essere cristiani è una grazia immensa.
è anche una convenienza, una santa convenienza, perché ti eleva la vita e te la illumina, però nel medesimo tempo devi andare controcorrente. Controcorrente nella società, controcorrente anche nella famiglia molte volte, nel giro delle tue amicizie, perché il mondo diventa sempre meno cristiano, perché il mondo diventa sempre più anticristiano, quindi tu, se vuoi essere fedele a Cristo, devi andare controcorrente. Allora, quando noi leggiamo queste cifre, leggerò adesso, ci rendiamo conto che esempi abbiamo nel mondo di tanti cristiani che sono perseguitati e che resistono, e che molte volte resistono fino a perdere le loro cose e perdere perfino la vita. E questo, carissimi, è una grazia. Perché? Perché proprio questi figli della Chiesa sono quelli che la tengono viva, che la tengono unita a Cristo, che la tengono ben inchiodata alla croce dalla quale viene la salvezza. Allora, vediamo questo articolo, è una sintesi del settimanale del sito Tempi, che fa una visione generale dalla quale si deduce che i cristiani perseguitati nel mondo sono 365 milioni, mai così tanti. Nel 2023 sono stati uccisi 4.998 cristiani per la loro fede, 13 al giorno. L'epicentro dei massacri è ancora la Nigeria, dove noi, come Radio Maria, stiamo comunque aiutandoli. E dobbiamo ancora lavorare per qualche anno, perché la Nigeria è in messa e perché i vescovi hanno capito che senza Radio Maria non riescono, le distanze sono enormi. E con Radio Maria arrivano dappertutto, quindi stiamo lavorando sodo. È la Madonna stessa che ci ha dato questa possibilità di lavorare in Nigeria dopo 17 anni che attendevamo. Quindi per quello che abbiamo rimesso di nuovo la Nigeria, la metteremo ancora nella clessida per l'Africa, insieme ovviamente anche al Sudafrica, insieme alla Tanzania che sta completando la sua rete meravigliosa di ripetitori, per cui è una radio che concorre con quella statale come numero di ascoltatori, parlo della Tanzania, quindi i lavori che facciamo rendono, e come si rendono, cari amici, andate a chiederlo ai vescovi. Dunque, ciò nonostante, cioè la Nigeria è il paese che ha il maggior numero di martiri e dei perseguitati, però nel medesimo tempo stiamo lavorando forte per tenerli insieme, per far sì che il vescovo, la voce dei vescovi arrivi ovunque. Ci vorrà ancora del lavoro, ce ne vuole ancora tanto, però insomma il lavoro è cominciato, insomma, ormai sono già 3, mi pare, le postazioni, quella della capitale Abuja e altre 2 già fatte, e man mano faremo tutte le altre, fino a quando siamo arrivati in tutta la Nigeria, insomma. È la Chiesa del futuro, cari amici. Allora, vediamo questo articolo. I cristiani perseguitati nel mondo non sono mai stati così tanti. Secondo l'ultimo rapporto annuale di Open Doors, porte aperte vuol dire, che è un istituto di ricerca di cristiani perseguitati nel mondo. I cristiani perseguitati sono ben 365 milioni contro i 360 del 2022. Un cristiano su 7. I fedeli soffrono a livello alto di persecuzioni e discriminazione per la loro fede. Se aumentano i paesi, sono da 76 a 78, dove la persecuzione è alta o estrema, diminuiscono i cristiani uccisi per la loro fede. Sono stati 4.998 l'anno scorso, insomma una cifra alta comunque, quasi 5.000 lo scorso anno, 13 al giorno, sono stati 5.621 nel 2022. Sono cresciuti invece a dismisura gli attacchi contro le chiese e altre proprietà cristiane.
cioè chiese distrutte, chiuse o confiscate, sono passate da, attenzione, 2.110 chiese del 2022 a 14.766 chiese nel 2023. Cioè l'inferno si è riversato sulla terra. Satana sciolto dalle catene, ma sono i numeri a dirlo. La Nigeria, l'epicentro dei massacri, anche quest'anno la Nigeria si conferma l'epicentro dei massacri. Nel gigante africano l'anno scorso sono stati uccisi ben, per la loro fede, ben 4.118 cristiani, l'82% del totale. Il dato, se possibile, da considerarsi leggermente positivo, se si considera che nel 2022 in Nigeria i cristiani uccisi erano stati 5.014 e forse, secondo la World Watch List, nel 2024 la diminuzione che c'è stata, cioè siamo passati da 5.014 nel 22 a 4.118 nel 23, questa diminuzione si deve al periodo di calma preceduto alle elezioni presidenziali. Diminuisce anche il numero dei cristiani rapiti, dai 5.259 nel 2022 ai 3.906 dell'anno scorso. E anche in questo caso il calo si deve al leggero miglioramento della situazione in Nigeria. La situazione del paese africano resta comunque gravissima, come dimostrano i massacri avvenuti il giorno di Natale, soprattutto nella Middle Belt, cioè nel centro della Nigeria. È proprio qui, nell'area più colpita, che Tempi l'anno scorso ha condotto un reportage per indagare le complesse cause della strage, che sono religiose, economiche, tribali e politiche. Questa è la Nigeria. Vediamo un altro paese dove c'è lo sterminio dei cristiani, non possono sopravvivere, è il Nord Corea. Incubo dei cristiani perseguitati, la Corea del Nord, si conferma il paese dove la persecuzione dei cristiani è la più estrema. Qui c'è il supercomunismo, seguita da Somalia, qui c'è l'Islam, tutti questi paesi che vi dico adesso sono tutti dell'Islam, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran, Afghanistan. Quindi, eccetto la Corea del Nord, tutti gli altri paesi dove infuria la persecuzione sono tutti paesi islamici. Il fatto che nelle prime posizioni ci siano prevalentemente nazioni musulmane dimostra che l'oppressione islamica rimane una delle fonti principali di intolleranza anticristiana. Si legge nel rapporto della ONG, CIDE Open Doors, questa organizzazione non governativa che ha fatto questa ricerca, dice che l'oppressione islamica rimane una delle fonti principali di intolleranza anticristiana. Da segnalare, stabile all'11° posto della classifica, l'India, dove non si ferma il deterioramento rispetto della libertà religiosa, soprattutto a causa dell'estremismo indù, e dove nel 2023 sono stati arrestati 2.332 cristiani, il 56% del totale mondiale. Quindi l'India è comunque un paese che ha sempre eliminato tutte le religioni, ha dovuto soccombere in parte all'Islam, che ha dovuto separarsi poi dall'India, ha voluto separarsi dall'India, e il Pakistan, gran parte musulmano, quasi tutto musulmano, ci sono anche dei musulmani in India, ma saranno al massimo 10%, e l'induismo mostra aspetti ben precisi di intolleranza proprio a livello popolare, insomma, e per cui sono stati arrestati in India nel 2.332 cristiani, il 56% del totale mondiale. Perfino le suore Madre Teresa, come sapete, che sono nate lì, hanno problemi di sopravvivenza in India. Però noi adesso stiamo dopo la stazione che abbiamo nel Kerala e abbiamo iniziato una nuova stazione di Radio Marimba nell'Andhra Pradesh. Abbiamo appena incominciato a trasmettere anche lì, subito un vescovo vicino
è venuto a chiederci una stazione per un'altra lingua. Insomma, si va e la Madonna ci protegge, perché finora, diciamo, aggressioni Radio Maria non ha mai avuto in nessuna parte del mondo. Quindi sì, forse in certi paesi dell'America Latina, come Venezuela o altri paesi di questo tipo, dove con molta facilità mettono i vescovi e i preti in galera. Però andiamo avanti, anche lì. La persecuzione è estrema anche in Siria e Arabia Saudita. Matrimoni forzati come mezzo di pressione, impressionante anche il dato degli attacchi o delle chiusure di chiese e altre proprietà pubbliche cristiane, cioè in Siria, Arabia Saudita, ospedali, scuole e simili. Si è passati in Siria e in Arabia Saudita da 2.110 casi nel 2022 a 14.766 nel 2023, soprattutto a causa dell'oppressione portata avanti dal Partito Comunista in Cina, dove sono avvenuti 10.000 casi. Quindi, dunque, bisognava distinguere meglio. Dunque, abbiamo visto l'elenco dei paesi musulmani dove c'è la persecuzione. A questi bisogna aggiungere anche la Siria e l'Arabia Saudita, dove c'è stato un aumento. Poi, questo è un altro capitoletto. Per quanto riguarda gli attacchi alle chiese e alle proprietà pubbliche cristiane, come ospedali e scuole, nel 2023 siamo arrivati a 14.766 casi rispetto ai 2.110 del 2022. Questo soprattutto a causa dell'oppressione portata in Cina, portata avanti dal Partito Comunista, dove sono avvenuti 10.000 casi, quindi, di chiusura di chiese, ospedali e scuole. Questo è un panorama, come vedete, in chiaro aumento da un anno all'altro. Ma i cristiani nel mondo non patiscono soltanto la persecuzione fatta di violenza. Esiste anche la realtà della discriminazione che in molti paesi come il Pakistan si esprime in molte forme. Il Pakistan, come l'India, sono paesi che erano colonie inglesi, quindi hanno una democrazia formale, insomma, cioè con le elezioni, e hanno anche delle leggi comunque che rispecchiano un po' i principi di libertà. Poi però devono fare i conti con l'estremismo popolare, sia dell'induismo sia dell'islamismo. E quindi paesi come il Pakistan, si dilaga la discriminazione sul lavoro rispetto ai cristiani, il mancato accesso alla sanità e all'istruzione, pressioni e minacce per far rinunciare alla propria fede, negazione di soccorsi dopo la calamità naturali e burocrazia che impedisce l'autorizzazione della costruzione di edifici per il culto. Qui ci sono tanti modi per soffocare la Chiesa. Un altro metodo di persecuzione è quello della violenza e degli abusi contro le donne, soprattutto in paesi a maggioranza musulmana come il Pakistan, cioè obbligano le cristiane a sposarsi con i musulmani e a diventare musulmane. Stime molto conservative raccolte da Open Doors parlano di 2.622 casi di abusi rispetto alle donne rapite, diciamo, ai quali si assommano 602 matrimoni forzati. Qui è nel mirino il Pakistan. Questi sono la punta di un iceberg ben più imponente, però, dice Open Doors. Hanno record per i cristiani perseguitati. Il 2023 è stato un anno per i cristiani perseguitati, un anno record, perché è necessario tornare a parlare di libertà religiosa nel dibattito pubblico, ha dichiarato Christian Nani, direttore di Open Doors Italia, che stamattina presenta il rapporto preso la sala stampa della Camera dei Deputati. Non solo massacri e rapimenti, ma anche le 14.000 chiese, cliniche e scuole cristiane attaccate o chiuse,
o delle 27.000 attività economiche saccheggiate o distrutte, costringono alla fuga famiglie e intere comunità cristiane, dando vita a esodi inumani e a una chiesa profuga che grida aiuto. C'è da dire che noi comunque siamo, come Radio Maria, abbiamo 130 sedi di Radio Maria nel mondo, anche in paesi molto pericolosi. E comunque nessuna è spenta. Però alcuni sono in una situazione veramente con l'acqua che arriva alle labbra ormai. Però resistono. Abbiamo questa grazia speciale. Dunque, non solo i massacri e i rapimenti, ma le oltre 14.000 chiese, cliniche e scuole cristiane attaccate o chiuse, le oltre 27.000 attività economiche saccheggiate o distrutte, costringono alla fuga famiglie e intere comunità cristiane, dando vita a esodi umani e una chiesa profuga che grida aiuto. Cioè, la nostra chiesa è una chiesa profuga che grida aiuto. Estremismo religioso, islam e induismo, per esempio, paranoia dittatoriale, l'aumento della persecuzione anticristiana è dovuto soprattutto all'estremismo religioso, in particolare quello islamico nell'Africa subsahariana e nel Medio Oriente, e alla paranoia delle dittature comuniste, cioè in particolare Cina e Corea del Nord, e poi anche quelle dell'America Latina, a partire da quella che governa il Nicaragua, che l'anno scorso è salito dal 51esimo al 30esimo posto della classifica dei paesi persecutori. Va infine sottolineato l'inquietante fenomeno della persecuzione digitale, modello sviluppato dalla Cina soprattutto durante la pandemia di Covid-19 e poi esportato ad altri paesi come Myanmar, India, Vietnam e Russia. Insomma, l'esercito del male è un'armata possente. Noi sappiamo che alla fine il cuore immacolato di Maria trionferà. Questa è una certezza assoluta che abbiamo, cari amici, quindi non scoraggiamoci. E facciamo tutto quello che dobbiamo fare per meritarci il regno di Dio e la vita eterna. Non dimentichiamo che le cose di questo mondo passano. Non dimentichiamo che molti persecutori sono persone nell'ignoranza. Le pregiudizio, quindi cosa volete? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, comunque sia, nel tempo dei segreti, chi vorrà salvarsi dovrà seguire Maria, perché se non segui Maria finirà nella bocca di qualche coccodrillo. Bene, carissimi, questo dunque era la sezione dedicata ai cristiani perseguitati nel mondo. Adesso, cari amici, vorrei dedicare un po' di tempo a una situazione che sta maturando. Perché voi dovete tenere presente che leggendo i giornali vi arrivano notizie frammentate. È come se uno vi desse giorno per giorno dei quadretti di mosaico, no? Dei pezzetti di mosaico, però poi voi dovete sistemarli tutti per avere una visione globale e per vedere esattamente la figura che questi quadretti di mosaico possono rappresentare, possono realizzare, no? E così è uno che sente la radio tutti i giorni o le notizie tutti i giorni o gli articoli dei giornali. Se non è una visione sintetica, non riesce a capire cosa sta avvenendo. Allora, io personalmente mi sono fatto questa idea che in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, se vogliamo risalire addirittura all'invasione della Russia, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, cioè praticamente 2 anni fa, era il 24 febbraio del 2022. In questi 2 anni praticamente c'è stata un'accelerazione globale che sta portando alla terza guerra mondiale, per quello che il Papa
nel discorso che ha fatto i diplomatici, ha parlato di conflitto, ormai di conflitto globale, non più di erba e non più di una guerra mondiale a pezzi. Lui ha detto ormai è diventato un conflitto globale. Perché questo? Perché da un paio d'anni a questa parte, specialmente da quando la Russia ha varcato il Rubicone, per così dire, cioè ha deciso di realizzare il suo progetto imperiale, che è sovietico ortodosso, per dirlo con parole di Don Stefano Caprio, cioè la Russia a un momento, dopo aver coltivato questo progetto attraverso i suoi intellettuali, insomma, averlo fatto maturare nelle classi dirigenti, avendo preparato un arsenale immenso non solo di armi atomiche ma anche di armi convenzionali, a un certo momento la Russia nel 2022 ha deciso di passare alla realizzazione di questo progetto mondiale. Fra lo stupore di tutti, perché nessuno credeva che volesse fare una cosa del genere, perché è di una pericolosità unica, è come accendere una polveriera. Però la Russia ha fatto questo passo, ma adesso noi vediamo che questo incendio divampa un po' ovunque, è divampato in Medio Oriente, sempre comunque sull'asse della Russia, perché la Russia è legata all'Iran, era assolutamente interessata ad aprire un altro varco, un altro fuoco qui, che distraesse l'Occidente per poter operare meglio in Ucraina. Insomma, comunque adesso in Medio Oriente non sappiamo cosa succede, perché è quello che è, insomma. Poi si stanno accendendo fuochi un po' ovunque, soprattutto c'è una, come il Papa ha denunciato tantissime volte, c'è una corsa agli armamenti, cioè già dal tempo del Covid gli investimenti per gli armamenti sono enormi, prima di tutto da parte della Cina e della Russia, della Corea del Nord, eccetera, eccetera. Basti dire che anche Hamas, pensate voi, hanno in riserva decine di migliaia di razzi, e così pure anche i Hezbollah dal Libano, cioè sono arsenali strapieni ormai, e l'Occidente, che adesso è partito anche l'Occidente, leggevo ieri l'articolo di Galli della Loggia sul Corriere, diceva chiaro e tondo che noi europei dobbiamo capire che non possiamo pensare che siano gli americani a proteggere la nostra indipendenza. L'hanno fatto dal dopoguerra fino ad oggi, ma per il domani ogni Stato e l'Unione Europea deve pensare alla sua difesa. Questo è l'articolo di Galli della Loggia ieri, ma io ieri dovevo leggere un articolo che vi leggo oggi, cioè praticamente si sta chiaramente preparando una guerra in Europa, quindi anche per quanto riguarda le nostre riflessioni, dove avverrà il luogo dei segreti, e il luogo dei segreti sarà l'Europa, cari amici. Cioè ormai ci sono articoli di giornali, ci sono dichiarazioni di politici ad alto livello che ti dicono che ormai la guerra in Europa è imminente. E probabilmente avrà come fulcro da una parte la Germania, dall'altra la Russia. Che la Germania si sta affrettando ad armarsi perché pensa che nel 2025 Putin sferi l'attacco. Allora, chiaro che sono notizie che andrebbero pesate, però il fatto che ci siano una corsa agli armamenti e un movimento mondiale, diciamo, di schieramenti, è chiaro che l'inizio della guerra non è molto lontano, non sappiamo con quale velocità procederà. Non so se i primi segreti di Medjugorje avverranno col crepitare delle armi, perché all'inizio non sarà un crepitare di armi atomiche, ma col passare del tempo forse sì. Quindi io personalmente ho preparato questa trasmissione ormai da tempo, pian piano rendendomi conto che la devo orientare a monitorare la situazione per tenere viva la voce della Madonna che chiama alla preghiera e alla penitenza, che è l'unica arma che è veramente efficace per impedire che il mondo sia distrutto.
È vero che la Madonna ha detto che non sarà distrutto, che ha detto Dio vi ama e ha mandato me per salvare le vostre vite, per su quale vivete, però noi dobbiamo, più noi preghiamo e digiuniamo e operiamo con Maria e più preserveremo, più sarà grande la vittoria. Allora vediamo questo articolo, io passo io sul foglio, i piani di Putin per il 2025, è molto interessante. Dunque, leggiamo perché non è molto lungo, però ti dice come stiamo preparando la fine del mondo. La difesa tedesca è pronta a un attacco russo contro il territorio della NATO, è un documento rivelato dalla Bild, che è uno dei principali giornali tedeschi, ne mostra le tappe. Ma c'è un modo, dice sempre la Bild, per prevenire il peggiore degli scenari, cioè lo scoppio della guerra fra Russia e Europa. Qual è il modo migliore per impedirlo? Sostenere l'Ucraina, l'aggressione, la difesa e i confini secondo Mosca. Quindi, in pratica, se la Russia sfonda in Ucraina, dilaga in Europa. Il presidente candidato, alle elezioni del 17 marzo, come sapete, Vladimir Putin non sta investendo molto nella campagna elettorale per il voto che si terrà il 17 marzo di quest'anno. Non dovrà sforzarsi in dibattiti con gli altri candidati, cosa che non fa del suo secondo mandato non previsto volantini o simboli, quindi anche il suo secondo mandato ha stravinto senza campagna elettorale. Per il momento non c'è neppure uno slogan, ma appare qualche manifesto. Il giornalista della BBC, che è la televisione inglese, Steve Rosenberg, ha notato che su alcuni cartelloni elettronici a Mosca è apparsa una foto di Putin affiancata ad una vecchia frase. Attenzione, i conflitti della Russia non finiscono mai. Questo è lo slogan elettorale di Putin che appare sui cartelloni a Mosca. I confini della Russia non finiscono mai. Nel 2016 il presidente russo aveva domandato a uno studente appassionato di geografia dove finisse il territorio della Russia. Recentemente Putin ha chiesto a un ragazzo appassionato di geografia, ha chiesto dove finisse il territorio della Russia. Recentemente il ragazzo aveva risposto allo stretto di Bering. Putin lo aveva corretto suggerendo che i confini russi non finiscono mai. Mosca difende i russi ovunque si trovino. Quindi toccherà i paesi baltici, a quanto pare, prossimamente, che hanno minoranze russe. 2 anni prima dell'incontro fra lo studente e il presidente era iniziata la guerra nel Donbass e la Crimea era stata annessa proprio nel nome della difesa dei russi ovunque essi si trovino. Da allora Putin non ha cambiato idea. Il confine è un concetto da estendere a piacimento e andrà sempre alla ricerca di russi da salvare per giustificare una guerra. La Bild ha pubblicato un documento della difesa tedesca in cui Berlino immagina i tempi e le modalità di un'espansione della guerra russa al territorio della NATO. Quindi la Bild ha pubblicato un documento, un prospetto, diciamo, di difesa da parte della Germania, in cui Berlino immagina come potrebbe realizzarsi l'espansione della guerra da parte della Russia nei territori della NATO. Che Mosca un giorno possa decidere di attaccare il territorio europeo è uno scenario che diverse intelligence occidentali ritengono immaginabile, soprattutto nel caso in cui Kiev dovesse perdere. Voi sapete che dopo 3 anni o 4 anni che vi dico questa cosa, ho trovato sempre persone che dicevano è impossibile perché la NATO è molto più forte. Invece adesso che Mosca un giorno possa decidere di attaccare il territorio europeo è uno scenario che diverse intelligence occidentali ritengono immaginabile, soprattutto nel caso in cui Kiev dovesse perdere. Nel documento tedesco si legge che Mosca potrebbe attaccare i paesi baltici nell'estate del 2025, procedendo dal corridoio di Suwalki, che divide la Polonia e la Lituania,
e che si estende dalla Bielorussia fino a Kaliningrad. Secondo Berlino, attenzione, l'incursione, quindi la difesa, il Ministero della Difesa tedesco sta immaginando un'invasione russa del 2025. Secondo Berlino, l'incursione sarebbe preceduta da un'offensiva di primavera contro Kiev, che potrebbe portare la Russia ad avanzare se l'Ucraina dovesse trovarsi senza il sostegno occidentale. Attenzione che nei progetti di Mosca c'è l'uso di bombe atomiche nel caso che la difesa dell'Ucraina non dovesse cedere. E sono bombe atomiche che le ha fatte collocare nella Bielorussia già lo scorso anno. Quindi per lanciare questo attacco Mosca potrebbe cogliere un'opportunità fra le elezioni europee e quelle americane, cioè praticamente in questi mesi. Quindi ci sarebbe, secondo i tedeschi, un'offensiva di primavera contro Kiev che potrebbe portare la Russia alla vittoria se l'Ucraina dovesse trovarsi senza il sostegno occidentale. Primavera cosa vuol dire? Verso aprile. Quindi fra le elezioni europee e quelle americane, insomma. È chiaro che l'attacco non dura qualche settimana, dura qualche mese, potrebbe andare maggio fino a settembre. L'attacco contro i paesi baltici avverrebbe in due tempi. Il primo ibrido, baltici, cioè Lituania, Lettonia, Estonia, eccetera, con attacchi informatici a Lituania, Lettonia ed Estonia, diretta ad alimentare un risentimento da parte dei cittadini russi per passaporto origini nei confronti del resto del paese. Il secondo, quindi prima ci sarebbe contro i paesi baltici un attacco cibernetico, il secondo avverrebbe nell'estate del 2025 e sarebbe un'invasione armata dei paesi baltici e avverrebbe dopo aver schierato truppe ai confini e spostato almeno 70.000 uomini in Bielorussia. L'agenzia russa RIA Novosti ha smentito il rapporto dicendo che Mosca non ha l'intenzione di aggredire la NATO ed è sempre aperta al dialogo, come sapete, come diceva Berlinguer, i russi mentono anche quando non c'è bisogno, figuriamoci. Secondo la difesa, è come se l'orso dicesse che vuol fare digiuno, pane e acqua per tutto il tempo di quaresima, chi si fida? Secondo la difesa tedesca, i baltici e la Polonia hanno un modo solo per evitare questo scenario, e cioè aiutare l'Ucraina a vincere. Quindi è chiaro che, ma questo è chiarissimo, cioè, ma lo sto dicendo da questi due anni di guerra, l'ho detto tante volte, cioè, ho detto in parole povere, non, la Russia si sfonda in Ucraina, invade l'Europa. E forse arriva anche a Roma. Se la Madonna è qui per salvarci, lo sa lei, perché i pericoli sono seri. L'Italia va a pregare molto e convertirsi. Se no poi la prima lingua che dovranno studiare i nostri ragazzi sarà il russo. Avete capito? Allora, chiudiamo. Questa dunque era la sezione dedicata alla guerra che sta diventando, quella con la Polonia, con l'Ucraina, una guerra europea. Poveri noi. Preghiamo, più che pregare, dice, non è cosa dobbiamo so fare, è quello che la Madonna ci chiede. Adesso, cari amici, chiudiamo la sezione, andiamo al blog, cari amici, perché sto cercando di fare il mio lavoro, cioè la Madonna ha permesso diciamo a Miriana di spiegare parte del primo segreto già nel 1985, 26 ottobre, 25 ha avuto la visione, ha visto il disastro provocato dal primo segreto su Međugorje, il giorno dopo ha avuto un'intervista con Padre Petar, Miriana ci ha descritto in parte quello che avverrà senza dire in che cosa consiste, non ha rivelato il segreto per intero, però
arrivato a quella parte tale da poter dire state attenti che è una cosa seria, insomma, non oscuratela, insomma, come siamo portati a fare. Io ho compiuto il mio dovere, già in passato, anche adesso, di portarlo alla luce del sole, quelle parole della Madonna, perché tutta la gente si prepari al primo segreto. La Madonna vuole che si prepari al primo segreto. Allora, Miriana ha descritto gli effetti materiali di questo segreto, che lei li chiama un disastro, insomma. Però ho detto che in lei ci sono stati effetti spirituali grandissimi, che vi ho pubblicato ieri sul blog, meditando sulle prove di Miriana, e che vi rileggo adesso per tutti, perché so che molti non usano il blog, e cioè questi effetti di disastro materiale che lei ha visto hanno provocato in lei un profondo cambiamento spirituale. E ha detto che lei ha avuto in questa esperienza di visione un risveglio spirituale, nel quale ha capito il motivo per cui Dio ha permesso le prove dei primi segreti a Medjugorje. Miriana ha detto, il giorno dopo la visione, queste parole: mi ha scosso più di ogni altra cosa quello che ho visto. Questo fu naturalmente a causa di vedere il primo segreto, è come se si rompesse una diga e venisse distrutto ogni cosa. Se la gente, ha detto, vedesse il primo segreto come è stato dimostrato a me ieri, tutti sarebbero certamente scossi abbastanza da guardare se stessi e tutto ciò che li circonda in un modo completamente nuovo, cioè passi da una visione mondana della vita a una visione spirituale. Ora so cose che non sono particolarmente piacevoli. Io credo che se tutti sapessero le cose come le so io, ognuna di queste persone sarebbe scioccata e guarderebbe al nostro mondo in una luce completamente diversa. Queste sono le parole di Miriana, poi ho fatto il mio commento. Si passa da una visione mondana della vita a una visione soprannaturale, da una visione della vita secondo una logica terrena a una visione della vita secondo l'ottica dell'eternità. Per cui si capisce che Dio, l'amore, la santità, la grazia contano più delle cose materiali, e comprendiamo anche che la sofferenza può diventare strumento di grazia e che tutto deve essere orientato alla vita eterna. Cioè comprenderemo che l'unica cosa necessaria è salvarsi l'anima. Se le persone fossero consapevoli del disastro e della sofferenza provocati dal primo segreto, certamente sarebbero scossi abbastanza da guardare a se stessi e a ciò che li circonda in modo diverso. Basta pensare a chi ha perso tutto a causa dell'inondazione e dei terremoti. Sono certo che fra di loro c'è chi ha avuto un cambiamento di visione della vita rispetto a prima della catastrofe. Allora, vi ho letto l'essenziale, cari amici, però questo era, diciamo così, una parte della considerazione. Cioè, vi ho spiegato nel primo post che ho pubblicato, vi ho spiegato il disastro materiale del primo segreto. Nel secondo post che ho pubblicato e che vi ho letto in parte adesso, ho spiegato la trasformazione spirituale che provoca la visione del primo segreto. Nel terzo post che ho pubblicato stamattina, cari amici, pubblico le parole di Miriana, che ci dice che la Madonna vuole che noi ci obbliga a prepararci al primo segreto, e Miriana ci indica i modi con cui prepararci al primo segreto. Questo è il post che ho pubblicato stamattina, così vengono fuori tre post, diciamo, che ci preparano al primo segreto, e credo che se la Madonna ha permesso che lei vedesse gran parte di quello che ha visto, se ha permesso che questo fosse commentato da Miriana in un'intervista con Padre Petar, vuol dire che ovviamente la Madonna ci tiene che si conoscano queste cose. Vi devo dire che nel post che ho pubblicato stamattina ho anche indicato, ho pubblicato tutte esattamente le parole che ha detto Miriana nell'intervista con Padre Petar,
e anche la fonte dove sono state prese, ma soprattutto messo in evidenza il percorso che dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare per prepararci al primo segreto. In questo modo, cari amici, credo di aver fatto il mio dovere e comunque, diciamo, questo è un servizio che facciamo alla gospel, a noi stessi, diciamo. Bene, carissimi, con questo ho terminato. Se volete leggere allora anche il terzo post che ho pubblicato, tutti e tre questi post qui teneteli da parte, perché non siamo molto lontani, a mio parere, insomma. È questione di pochi anni, pochissimi, poi Dio sa, però, come vedete, le cose nel mondo stanno maturando. Allora, noi dobbiamo spiritualmente essere molto svegli, molto preparati, molto attivi, molto vivi, e aiutare anche gli altri a svegliarsi. Allora, chi vuole leggere, chi vuole andare a vedere il mio blog, è l'indirizzo di Google, è blog.padrelivio.it. E se usate Google, se invece entrate attraverso il sito, che è radiomaria.it, in alto c'è lì l'icona del blog, potete entrare. Cari amici, con questo ho terminato. Vi ringrazio per l'ascolto che date, per il sostegno che date a Radio Maria. Abbiamo bisogno estremo dei vostri aiuti, anche per aiutare soprattutto questa grande opera di Maria di evangelizzazione del continente africano e asiatico. Però abbiamo bisogno anche noi, perché non è che viviamo, diciamo, nessuno ci fa sconti. Dobbiamo fare tutto quello che bisogna fare per essere attivi e essere incisivi, per arrivare alle persone, per essere e lavorare giorno e notte. Cioè, la Madonna ci dice prega giorno e notte, ma qui possiamo anche lavorare giorno e notte. Questa è la verità che siamo felici, cioè, voglio dire, ringraziamo Dio di poter lavorare giorno e notte a servizio di Dio. Facciamolo tutti insieme. Restate cari amici, sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria.